A porte aperte Luciano Marinucci, sindaco di San Giovanni Teatino, benvenuto. Grazie. Cominciamo dalla nota dolente di questo gennaio tremendo per l'Abruzzo. Come ha reagito il suo comune di fronte al maltempo? Che mezzi avevate e cosa avete fatto? Intanto vorrei precisare che noi siamo forse, credo, uno dei pochi comuni della costa, perché San Giovanni Teatino comunque è più assoggettata alla costa che non all'interno, e che ha in dotazione propria uno spazzaneve spargisale. È un mezzo che abbiamo modificato nel 2012 proprio perché ci siamo resi conto già allora che l'emergenza neve, con i cambiamenti climatici che oggi stiamo purtroppo vedendo, era opportuno che potesse avere una effettiva capacità di intervento immediata. E la nevicata che si è verificata, la prima nevicata, è stata una nevicata tipica perché ha piovuto fino alle 11 e poi di colpo si è messo a nevicare. È subito ghiacciato, quindi le temperature sono scese subito a meno 6, quindi il nostro mezzo immediatamente è partito nella parte alta di San Giovanni Teatino diciamo, ad assistere quelle zone più impervie del territorio, la nostra residenza, la residenza sanitaria per anziani che sta a San Giovanni Alta, quindi tutte le strade che poi collegavano la parte alta con la parte bassa. Nel frattempo giù comunque aveva già cominciato a gelare, ma questo si è visto anche in tutte le altre parti del territorio, anche a Chieti Alto e Chieti Scalo. La Sambuceto e Chieti Scalo era un lastrone di ghiaccio. Comunque già in quel momento siamo intervenuti e diciamo che il disagio che abbiamo creato alla collettività è stato minimo e comunque siamo riusciti a portare a termine quello che già si manifestava come un'allerta neve dall'inizio, però è chiaro che poi con i mezzi che avevamo precettato, attraverso un avviso di gara da dare in dotazione al Comune di San Giovanni Teatino a intervenire, poi successivamente sono stati precettati dalla prefettura e quindi hanno abbandonato il nostro territorio e sono andati in autostrada perché insomma non è inutile non tenere a mente che l'autostrada è stata chiusa al traffico e quindi i mezzi sono stati parcheggiati lungo la via Pietronenni, quindi difficoltà al traffico. Quella successiva è stata invece un'abbondante nevicata che non ha ghiacciato, quindi con il mezzo nostro a disposizione e con gli altri mezzi siamo riusciti a liberare gran parte del territorio, tant'è vero che io lunedì ero già pronto a riaprire le scuole, se non avessimo avuto un problema di energia elettrica comune a tutti il centro Italia. E abbiamo riaperto il martedì successivo, le scuole invece hanno riaperto qui da noi il lunedì dopo. Poi abbiamo avuto problemi di infiltrazione, ma il danno più grave, proprio in questa emergenza è stato il fatto che l'abbondante nevicata ha piegato gli alberi che sono caduti sui fili dell'illuminazione pubblica. Ancora oggi stiamo cercando di risolvere questo problema della pubblica illuminazione. Quindi, insomma, diciamo che ce la siamo cavata, però ancora oggi ci stiamo leccando Lei è le ferite. stato eletto recentemente, la tornata elettorale all'interno della provincia, come consigliere provinciale, nella lista che è stata definita il partito dei sindaci, con il miglior risultato possibile. Ecco, a proposito di maltempo, lei non è ancora entrato in attività come consigliere provinciale, ma quali idee ha per affrontare nel territorio di Chieti il maltempo e emergenze di questo tipo? Intanto diciamo che questa rielezione del Consiglio provinciale è una rielezione pur sempre atipica, perché di solito sono i cittadini che eleggono i governanti. E nello specifico noi siamo dovuti passare per lo stesso metodo di elezione che era quella stabilita per l'alienazione delle province. Quindi i sindaci, i consiglieri comunali votavano i loro rappresentanti che poi avevano il compito di traghettare le province e quindi alla chiusura. Difatti, col referendum ultimo, con la vittoria del no, la legge Madia si è bloccata in questa fase e quindi adesso bisogna capire che cosa vuole fare prima di ogni cosa il governo, perché alla provincia ormai non sono rimaste più in quota diverse funzioni. O meglio, diverse risorse, perché hanno perso l'IPT, non la incassano più, i passaggi di proprietà ed altre entrate, e inoltre lo Stato non finanzia più le province. Quindi, non avendo più le risorse, e invece sono rimaste le incombenze e le responsabilità, si è visto che cosa è successo, dove presidenti di province avevano delle responsabilità, che adesso verranno trasformate sicuramente in azioni legali,
invece non avevano soldi per poter intervenire. Questa è una grande anomalia che mi auguro che il governo assolutamente cercherà di risolvere, o aliena definitivamente le province o riporta al voto la provincia e elegga una classe dirigente che venga eletta dal popolo. Per quello che mi riguarda, ho ascoltato il presidente Pupillo nella dichiarazione di insediamento e chiaramente ha rappresentato quello che è il quadro di tutte le amministrazioni pubbliche locali. Mi sembrava di ascoltare quella del comune San Giovanni Teatino, dove i tagli di trasferimento da parte dello Stato e il prelievo coattivo sulle entrate certe del comune determinano una sorta di mancanza sul finanziamento delle spese correnti e quindi a questo punto meno soldi, i servizi sono gli stessi e i comuni sono in difficoltà perché non riescono a garantire. Il cittadino da un lato lo capisce, dall'altro comunque non lo vuole in certo senso accettare e si creano queste discrepanze che poi, benché noi cerchiamo di fare il nostro meglio, siamo in grave difficoltà. Io spero. Il piano neve della provincia di Chieti era un piano, mi sembra, di aver impegnato 300.000 euro, poi nemmeno lo hanno speso, perché la provincia di Chieti poi alla fine non sono riusciti nemmeno ad arrivare da tutti i comuni, ancora oggi sono delle emergenze in corso. Che il prossimo piano neve sia un piano neve certo, fatto con risorse e finanziamenti, perché è assurdo che due nevicate abbondanti possano produrre tutti questi morti. Insomma, non è pensabile. Passiamo dalla parte del cittadino, è stata pubblicizzata parecchio la cosiddetta rottamazione delle tasse, delle cartelle, però sono stati poi in fin dei conti non tantissimi comuni che l'hanno attuata realmente e concretamente. Il comune di San Giovanni Teatino come si è comportato? Il comune ha recepito appieno quello che è una legge dello Stato e l'abbiamo portato in consiglio comunale apportando delle modifiche che secondo noi sul regolamento erano necessarie, proprio perché ci rendiamo conto che dare la possibilità a un cittadino di pagare gli ultimi 16 anni di imposte e di contravenzioni non pagate, in un certo senso potrebbe sembrare uno schiaffo a chi l'ha pagate. Ma capire che effettivamente difficoltà ci sono e quindi era un momento che volevamo approfittare di questo. E anziché fare quattro rate, così come prevedeva la legge, il regolamento noi l'abbiamo portata ad otto, proprio perché con otto rate probabilmente diventa meno pesante eliminare questo debito con le pubbliche amministrazioni. Quindi qualsiasi cittadino San Giovanni Teatino che vuole approfittare di questo momento si rivolge agli uffici del comune, agli uffici tributari del comune e chiede la modulistica, fa la domanda e noi gli invieremo con raccomandato, con ricevuto di ritorno, tutto quello che è necessario per poter portare avanti questa forma di diciamo alienazione di queste cartelle, questo debito con la pubblica amministrazione. E per noi sarà una grande risorsa perché nelle voci di bilancio i residui che poi sono quelle somme che non incasseremo mai sono una bella voce. Lei ha detto la sicurezza non è un bancomat, l'ha detto a proposito dei semafori a rilevazione elettronica che hanno fatto parlare di sé a lungo anche sui giornali. Come è andata a finire? Beh, attualmente i due semafori sono ancora in funzione, diciamo che la popolazione ormai ha capito che in questi due semafori ci sono dei presidi che servono prima di ogni cosa a salvare la salute dei cittadini. Voglio approfittare di questo momento per dire ai cittadini che da quando abbiamo attivato il semaforo della via Po, che era uno degli incroci più pericolosi del territorio di San Giovanni Teatino, dove si verificavano la media di 2-3 incidenti al giorno, col semaforo in funzione si sono verificati zero incidenti. Fatto è che nei due momenti in cui li abbiamo spenti, per i motivi di cui abbiamo parlato prima, quindi l'emergenza neve, evitare che col ghiaccio qualcuno potesse scivolare e finire nelle maglie del semaforo, sono verificati due incidenti anche abbastanza pericolosi, semplicemente con lampeggio. Quindi che significa? Che questi presidi funzionano. Funzionano un po' meno quei cittadini che forse non sono attenti nella guida e quindi non considerano che i 4 secondi di giallo a 50 km orari permettono di percorrere 55 metri e in 55 metri c'è tutto il tempo necessario per potersi arrestare, perché il giallo è il segnale di arrestarsi. E il rosso è quello di fermarsi, cioè praticamente il meccanismo è questo. Questo semaforo, il velocar, fa multe solo a chi passa col rosso, cioè solo chi supera la linea bianca
col segnale rosso acceso. Le leggende che fa le multe col giallo sono delle leggende di chi poi è andato a protestare all'ufficio del comando dei vigili urbani e quando hanno visto le sequenze dell'infrazione si sono dovuti rendere conto che purtroppo per loro la multa è una multa dovuta, sacrosanta, e io penso sempre che negli incroci più importanti di San Giovanni in Teatino, che ad oggi sono dei cantieri in corso perché stiamo realizzando una pista ciclo pedonale, a breve verranno installate anche agli altri semafori, perché la sicurezza sicuramente è una cosa che va garantita. Le risorse delle contravvenzioni non verranno spese per finanziare le spese correnti, quindi nessuno può pensare... Quindi non è un bancomat. Non è un bancomat, e noi li spenderemo ancora di più per la sicurezza, quindi abbiamo già predisposto l'assunzione di 4 vigili e che andranno in servizio brevissimo, prenderemo gli anziani agli incroci per far attraversare i bambini e riasfalteremo gran parte del territorio. Quindi diciamo che questo sarà un'iniziativa sempre e comunque fuori la sicurezza stradale, le nuove segnaletiche, e installeremo delle telecamere all'ingresso di tutti i punti d'ingresso di San Giovanni in Teatino, telecamere che captano le targhe, non fanno multe, ma se sul nostro territorio si volesse verificare l'ingresso di una macchina rubata o addirittura si verifica un furto e viene segnalata la targa, segnalando immediatamente alle centrali operative, quindi queste telecamere sono collegate con le centrali operative, immediatamente si saprà dove intercettare l'automezzo risultato rubato sul nostro territorio. Sempre a proposito di sicurezza, dicendo, e quindi recentemente lei ha avuto un incontro con i cittadini, è usuale, era casuale, e che istanze stanno portando, portato? Allora, intanto ringrazio questi cittadini che sono scesi al fianco dell'amministrazione comunale, che chiaramente si è fatta parte diligente e ha rappresentato questa difficoltà al Sua Eccellenza il Prefetto, perché la sicurezza è chiaro che non è, questo genere di sicurezza non è in capo ai comuni, ai sindaci. Sono stato ricevuto dal Prefetto, dal Comandante della Legione Carabinieri, Finanza, Polizia e Forestale. Abbiamo parlato di questa recrudescenza di furti negli appartamenti e della preoccupazione dei cittadini. Ora devo registrare che a seguito di quel colloquio sono state portate sul nostro territorio altre 3 unità nella caserma dei Carabinieri, che attualmente è una stazione citofonica. Cioè ha adotto un orario d'ufficio e fuori orario d'ufficio, se si suona il citofono, risponde la centrale a Chietiscalo. E quindi comunque con 3 agenti in più è possibile fare anche meglio. Il prefetto si è dato disponibile a fare un consiglio comunale, chiaramente non ancora mi dà la conferma per ovvi motivi, perché la nevicata e tanti problemi che ha avuto, però sicuramente faremo un consiglio comunale per discutere con i cittadini. Però io penso che il primo presidio da adottare è quello che i cittadini devono collaborare con le amministrazioni comunali e con le forze dell'ordine, segnalare qualsiasi movimento sospetto sul territorio. Uno dei problemi fondamentali, ritornando al maltempo, è stato quello legato alle scuole, che sono rimaste chiuse. Le scuole a San Giovanni Teatino, che riflessi hanno avuto e soprattutto che cosa si sta facendo in questo settore? Allora, intanto mi preme dire a tutti i cittadini di San Giovanni Teatino che il nostro circolo è perfettamente in sicurezza sulle norme sismiche. L'ultimo 1.200.000 euro di euro li abbiamo spesi l'estate scorso, quindi abbiamo fatto degli interventi strutturali sulle scuole, quindi parlo di quelle largo Voitila, le altre sono nuove e quindi non abbiamo avuto bisogno di fare interventi. Quindi scuole sicurissime sotto il punto di vista sismico. Abbiamo avuto, come sempre succede, sulle scuole San Giovanni Teatino, dove non c'è il tetto, per capirci, ma dove la copertura è in catrame, le eccessive nevicate hanno otturato gli scoli e si sono create delle infiltrazioni che hanno determinato la chiusura di 2 o 3 aule, credo. Le abbiamo messe subito in manutenzione, ma questo non ha impedito di riaprire le scuole, le abbiamo spostate queste aule nelle aule predisposte a altre attività e quindi comunque diciamo che risolto questo problema e attualmente i pittori stanno lavorando a ridipingere i solai, le nostre scuole rimangono un'eccellenza in tutta la provincia di Chieti. E, dunque, San Giovanni Teatino è tornata nel consiglio di amministrazione della SAG. L'aeroporto è qualcosa di estremamente importante per San Giovanni Teatino. Con quali intenzioni, con quali idee? Allora, partiamo dal fatto che a giugno c'è stata una campagna elettorale, il governatore è venuto a sostenere la lista contrapposta alla mia. Nel comizio di chiusura aveva dichiarato che comunque voleva rimediare all'errore
che era stato fatto precedentemente, sempre dalla stessa amministrazione guidata da lui, dell'estromissione di San Giovanni Teatino dal Consiglio di Amministrazione. Quindi il primo impegno che lui avrebbe avuto a seguito delle elezioni è quello di restituire a San Giovanni Teatino il posto del Consiglio di Amministrazione della Saga. Questa promessa è stata mantenuta e noi abbiamo indicato il consigliere Alessia Chiacchieretta, l'avvocato Alessia Chiacchieretta, che chiaramente, avendo ricevuto questo incarico importante, ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale per dedicarsi appieno all'aeroporto. Noi abbiamo lavorato sul nostro PRG per realizzare una stazione ferroviaria davanti all'aeroporto e voglio far presente che questo evento, quando si verificherà, sarà uno dei pochi in Italia, l'unico aeroporto italiano che ha la stazione ferroviaria davanti alla stazione aeroportuale. Abbiamo avuto già un incontro con Ferrovie dello Stato, con Regione Abruzzo e con la Saga. Ferrovie dello Stato ci aveva chiesto anche di chiudere il passaggio livello a Ciano di San Giovanni Teatino. Io dico ai cittadini di San Giovanni Teatino che questo passaggio livello, questa autorizzazione non verrà concessa, perché non vogliamo che si venga a verificare quello che succede ogni volta che si determina una sorta di una pioggia superiore alla media e dobbiamo chiudere questi sottovia. Quindi non vorremmo l'ennesimo acquario al Ciano di San Giovanni Teatino. E questo sicuramente non inficerà l'approvazione di questo progetto. Il master plan della Regione Abruzzo già prevede una fonte di finanziamento per la realizzazione di questa stazione. Quindi la Saga per noi è importante, tanto quanto è importante la stazione ferroviaria sul territorio di San Giovanni Teatino a servizio dell'aeroporto, ma anche a servizio dell'area metropolitana e quindi cambierebbe anche le abitudini dei nostri cittadini che per recarsi a pescare in modo molto più veloce potrebbero prendere anche il treno che, voglio ricordare, la nuova stazione sorgerà vicino alle scuole Largo Voitila. Chiaramente questo gennaio particolarissimo e tremendo per l'Abruzzo non ci ha permesso di incontrarci prima a TVQ, però è sempre tempo, ai primi di febbraio, di fare così, un master plan di quello che si intende fare nel 2017. Quali sono, le direttive più importanti? Noi intanto, la direttiva più importante per poter parlare di iniziative bisogna creare quindi gli equilibri di bilancio e poter stabilire quali sono gli interventi da fare e considerare in un certo senso anche la straordinarietà. Io vi posso dire che già per quanto riguarda l'ultima nevicata siamo nell'ordine dei 100.000 euro di danni. Quindi non siamo un comune che si può permettere di viaggiare come nei vecchi tempi, dove si facevano opere pubbliche da 5 milioni e mezzo di euro, ricordo la piscina di San Giovanni Teatino, o la piazza da 1 milione e 400 mila euro. Noi siamo un'amministrazione che viaggia in epoche diverse, dobbiamo ragionare guardando oltre la punta del naso e quindi abbiamo già un piano triennale di opere pubbliche e tolto le iniziative che stiamo portando avanti nell'ottimizzazione dei servizi che eroghiamo, e mi riferisco alla cittadella dello sport, piste ciclabili, ne partirà un'altra adesso di fronte alla chiesa di Mario Botta, con un finanziamento di 1.200.000 euro della Regione Abruzzo che collegherà San Giovanni Teatino con Pescara e i lavori sono stati già appaltati, quindi a breve inizieranno i lavori. Stiamo sistemando il centro del paese. I nostri interventi sono questi, poi siamo molto attenti a spendere 1.800.000 che abbiamo trattenuto dall'accordo di programma fatto con la Coop per l'ampliamento del centro commerciale che verranno spesi chiaramente nell'ambito di quella struttura. Stiamo discutendo col consorzio per recuperare quelle strutture, quelle attività che non sono più ormai adibite a attività industriale per trasformarle con quella che ormai è la vocazione del territorio ed è quella commerciale. Questo serve per portare occupazione sul nostro territorio. Stiamo lavorando sul finanziamento di Terna che ha compenserà il Comune di San Giovanni Teatino per l'impatto ambientale del cavidotto e parliamo di altri 3.400.000 euro che spenderemo nella direzione in cui saranno le nostre esigenze. Siamo partiti da un housing sociale che voglio ricordare che è un'abitazione data a prezzi calmierati a famiglie diciamo, con redditi minimi. E integrare anche con l'emergenza di cui noi abbiamo a breve necessità è quella delle scuole, perché ci mancano le scuole materne a San Giovanni Teatino, attualmente sono ospitate nelle scuole elementari, è una popolazione in crescita continua. E inoltre stiamo lavorando su un project financing sul nostro cimitero, quindi una gestione esterna del cimitero e sulla scorta di quello che è successo nelle altre gestioni abbiamo in un certo senso trovato il meglio che non ci mettesse nella condizione di prendere per la gola i cittadini e
e dare al cimitero quello che è un discorso di dignità, perché attualmente i cimiteri, il nostro in particolare, è quasi una discarica, perché è un cantiere aperto da un lato, non c'è la recinzione, bisognava metterlo a norma, ma ci sono ancora delle tombe da bonificare che vengono ormai, sono ormai diciamo, scadute le concessioni, quindi dobbiamo fare un bel lavoro, vogliamo dare anche la dignità a quello che è uno dei luoghi più importanti del territorio, i luoghi della memoria, e quindi anche su questo stiamo lavorando. Diciamo che non mi voglio azzardare oltre, perché vogliamo camminare con i piedi per terra. E la cosa principale è tenere sempre sotto controllo la pressione fiscale, perché non vogliamo assolutamente che i nostri servizi, che sono comunque servizi di alta qualità, perché voglio ricordare che noi siamo ancora nella condizione, perché abbiamo applicato un minimo aumento, di dare da un euro un buono pasto alla scuola materna, siamo saliti a 1,35 euro, quindi 5 euro in più all'anno. E quando parliamo di un buono pasto a scuola, si tratta di un primo, di un secondo, di un frutto. 1,35 euro è poco più del costo di un caffè. Quindi questo è un servizio che noi continuiamo a dare, lo facciamo con la scuola materna, con l'asilo nido, lo facciamo sull'impiantistica sportiva, lo facciamo su tutti quei servizi che comunque garantiamo. Voglio ricordare ai cittadini che spendiamo oltre 1 milione di euro per l'ambito sociale, quindi l'assistenza a domicilio, l'assistenza infermieristica, che comunque per quanto riguarda l'ADI la paghiamo noi, e il circolo degli anziani e tante attività sociali che noi finanziamo. Con l'abolizione delle province noi abbiamo avuto un incremento di 120.000 euro di spese per i ragazzini che abbiamo nelle comunità. Prima pagava la provincia e veniva rimborsata, adesso lo pagano i comuni, 120 milioni di euro. Per cui chiedo scusa, 120.000 euro. 120.000 euro. Grazie, grazie Sindaco Luciano Marinucci, alla prossima. Grazie a lei, grazie a voi.